In questo video ti mostrerò la procedura completa per sostituire la batteria di un gruppo di continuità APC Back UPS, Backups. Partiremo dall'identificare la batteria adatta al tuo specifico modello, vedremo dove acquistarla e la procedura pratica completa per rimuovere la batteria vecchia e installare quella nuova. Ah, dimenticavo! Ciao, sono Zane di Turblab.it e anch'io ho uno di questi vecchi gruppi di continuità che dopo 3 anni di onorato servizio continuativo aveva smesso di funzionare ed emetteva solo un fastidiosissimo. Ebbene, dopo qualche ricerca e qualche imprecazione di troppo, sono riuscito a sostituire la batteria. In questo video ti mostrerò tutti i passaggi che ho svolto, di modo che anche tu possa ripristinare il funzionamento del tuo gruppo di continuità, ma vediamo immediatamente come procedere. Per prima cosa devi localizzare il codice esatto che identifica il tuo modello, il tuo gruppo di continuità. Dovresti trovarlo su un'etichetta simile a questa. Nel mio caso il codice è proprio questo qua, BX700UGRQ. Segnati dunque il codice che leggi sulla tua etichetta da qualche parte perché ti servirà tra pochissimo. Ora spostati sul tuo computer e apri turblab.it/4204. Scorri poi fino a trovare il paragrafo aprire il sito del supporto APC e segui il link indicato qui sotto. Fai bene attenzione ad usare lo specifico link che trovi nell'articolo perché altrimenti potresti non trovare il tuo modello, visto che i codici variano a seconda della nazione e i modelli venduti in Italia non vengono riconosciuti dal sito APC internazionale. Arrivato su questa pagina devi ricercare tramite questo campo il tuo specifico modello e come vedi, nonostante io abbia incollato esattamente il codice del modello che ho letto dall'etichetta, non mi ha trovato niente. Se ti succede la stessa cosa, devi eliminare, partendo dalla fine del codice, qualche cifra, una alla volta. Ad esempio, io vado a cancellare la Q e vediamo, ecco qua, che mi trova esattamente il mio modello. Non ho la più pallida idea del perché il sito funzioni in questo modo, ma tant'è, questo è esattamente il mio modello. Clicchiamo quindi sul risultato che ci viene presentato e dovremo atterrare in una pagina simile a questa. Da questa pagina possiamo ignorare tutto quanto, quello che ci interessa è seguire questo specifico link che ti indica qual è la batteria sostitutiva adatta per il tuo UPS. Qualche giorno fa, già qui in pagina, erano presenti i link diretti verso la batteria in vendita sui siti partner. Ora però i link sono spariti, non ho idea del perché. Ad ogni modo, niente paura, non c'è problema, quello che ti dobbiamo fare è semplicemente cercare all'interno della pagina questa dicitura APCRBC e in questo modo dovremmo localizzare subito sotto al titolo il codice esatto che identifica la batteria sostitutiva che devi procurarti compatibile con il tuo modello. A questo punto quello che vogliamo fare è copiare il codice che abbiamo trovato qui in pagina e andare su un sito di e-commerce, ad esempio io sono andato su Amazon. Andare a cercare qua nel campo di ricerca il codice esatto della batteria che hai trovato sul sito di APC e dovremo appunto trovare una serie di risultati. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. A questo punto fai la massima attenzione, cerca anche bene in pagina il tuo codice perché ci sono vari prodotti che non sono esattamente quello che ci interessano. Quello che ci interessa è trovare una batteria come questa che abbia indicato esattamente nel nome del prodotto il codice esatto e soprattutto che abbia questi due elementi, la scritta APC qui nell'angolo in rosso e RBC qui nell'angoletto. Se sei fortunato e trovi la tua batteria su Amazon puoi procedere all'acquisto, in caso contrario niente paura, puoi andare ad esempio su Google e provare a cercare sempre il codice identificativo che hai trovato direttamente qua su Google. Mentre aspetti di ricevere la nuova batteria puoi già comunque portarti avanti con il lavoro. Per prima cosa devi disconnettere il gruppo di continuità dalla presa elettrica e da tutti i dispositivi che alimenta. A questo punto guarda sul retro del tuo gruppo di continuità e dovresti trovare una linguetta con un connettore in plastica giallo.
aiutandoti con il cacciavite fai leva e tiralo fuori di modo da isolare il circuito della batteria. Ora gira il gruppo di continuità su un fianco e presta attenzione alla parte frontale. Qui dovresti trovare le uniche due viti da svitare per svolgere la procedura. Ora poni nuovamente il gruppo di continuità nella sua posizione originale e spingi il frontale verso il basso per farlo scorrere di qualche centimetro. Per maggiore semplicità puoi farlo sporgere un pochino dal tavolo come ho fatto io qui. Ora il frontale può essere rimosso per accedere alla batteria interna. Quello che devi fare è staccare i due connettori rosso e nero ed estrarre semplicemente la batteria dalla propria sede. Fai attenzione perché essendo una batteria con tecnologia al piombo pesa veramente un quintale. Ora devi chiaramente attendere la consegna della nuova batteria e non appena ti arriva la primissima cosa che devi fare è verificare con la massima cura che l'imballaggio usato per il trasporto sia perfettamente integro e non danneggiato. Una volta che poi estrai la batteria da tutti gli scatoloni, anche quella verifica che non abbia preso dei colpi. Se vedi segni di danneggiamento, non esitare a rifiutare la consegna oppure fare il reso. Verifica anche che la batteria abbia effettivamente l'etichetta grigia con la scritta rossa APC da una parte e RBC dall'altra, segno che si tratta, a meno di falsificazioni molto elaborate, ma vabbè, di una batteria originale. Se tutto è in ordine, procedi a inserire la batteria nell'alloggiamento interno del gruppo di continuità. Poi devi collegare il cavetto rosso del gruppo di continuità al connettore della batteria sotto al quale si trova la placca colorata di rosso e il cavetto nero del gruppo di continuità al nero sulla batteria, quindi rosso con rosso e nero con nero. Cavetto rosso su placca rossa, cavetto nero su placca nera, spero di essermi spiegato. Ora che l'hai fatto, verifica di nuovo di averlo fatto bene. A questo punto ripristina il frontale facendolo scorrere in posizione, questa volta chiaramente dal basso verso l'alto, avvita nuovamente le due viti che avevi rimosso e ricollega il connettore giallo sul retro. A questo punto devi solo ricollegare il gruppo di continuità alla presa elettrica e a tutti i dispositivi che deve alimentare. Ora tutto già funziona correttamente, ma se hai collegato il gruppo di continuità al PC tramite il cavetto USB e installato sul computer il software di controllo proprietario che si chiama PowerShoot, vai alla sezione Run Self Test sulla sinistra e all'interno della pagina clicca su Run Self Test per eseguire un test automatico che ti confermerà il corretto funzionamento del sistema. Subito dopo clicca sul pulsante Replace Battery che trovi poco più sotto per visualizzare la precedente data di sostituzione della batteria e aggiornarla alla data odierna. Questo ti consentirà di ricevere un avviso quando la batteria è prossima alla scadenza e poter comunque verificare in qualsiasi momento successivo da quanto tempo la batteria è stata sostituita ed è in esercizio. Da Zane di Turbolab.it è tutto. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Fammi sapere invece nei commenti se sei riuscito a sostituire la tua batteria, quanto hai speso, che problemi hai incontrato, tutto quello che ti viene in mente. Facciamo diventare questo video un punto di riferimento per chi ha un UPS come il nostro e ha bisogno di aiuto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, quindi magari una cosa più specialistica come oggi la sostituzione della batteria, ma anche Windows, Internet, Bitcoin, Linux, Android e tutto quello che ti viene in mente, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao! Ci mancava solo la cimice.